Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, finalmente siamo qui per parlare di Lucca Comics 2015. Un'altra edizione, la sesta per me, ma la seconda che vivo dal primo all'ultimo giorno, si è conclusa. Cosa posso dire? Sono veramente, veramente contento, sono veramente soddisfatto perché praticamente subito il primo giorno sono riuscito a fare tutto quello che volevo fare, a comprare tutte le cose che volevo comprare, a incontrare tutti gli autori che volevo incontrare e veramente sono stato molto soddisfatto e molto contento di poter essere vicino a autori che stanno scrivendo l'attuale storia del fumetto in generale. Ho avuto modo di conoscere Matt Fraction e Chip Zdarsky, gli autori di Sex Criminals, che sono veramente delle persone fantastiche. Kelly Sue DeConnick, che è un tesoro di donna. Mangaka come Shintaro Kago, che fa bagnare le fighette nerd otaku con i suoi fumetti matissimi. L'autore di Dragon Quest, l'emblema di Roto. Veramente una marea, Tony Sandoval, una marea di autori interessantissimi e che appunto sono stato molto felice di incontrare. Ho incontrato anche tantissime persone che normalmente non riuscirei a incontrare o che comunque magari incontro anche tutti i giorni in fumetteria quando faccio un giro. Che comunque mi fa piacere vedere e sappiamo tutti quanti a chi ci mi sto riferendo. Ciao puta, se stai guardando questo video. Veramente molto molto contento. Adesso vi mostrerò anche gli acquisti che ho fatto, ma prima due parole velocissime: sono già stati annunciati gli autori BAO presenti l'anno prossimo nella prossima edizione di Lucca, ovvero Dustin Nguyen, Jeff Lemire, gli autori di The Descender, che uscirà tra qualche settimana in fumetteria. E Scotty Young, autore di tantissime copertine o variant per la Marvel, con il classico tratto cartunesco infantile che porterà il suo I Hate Fairyland, qui io odio favolane, mi pare sarà tradotto. E veramente già tantissima carne al fuoco. Sono stati annunciati per il prossimo anno One Punch Man dalla Panini e My Hero Academia della Star Comics, che sono due fumetti giapponesi che stanno riscuotendo un grandissimo successo in patria. La Panini ha presentato tutto il piano editoriale che dovrà attuare per Secret Wars, che partirà tra qualche mese, quindi veramente il prossimo anno sarà veramente molto interessante dal punto di vista fumettistico e sono molto contento di aver potuto presenziare un altro anno a questa Lucca. Quindi saluto tutte le persone che ho incontrato, in particolare due. Il primo è Enrico, che sa, penso guarderà questo video, a cui mando un gran bacione. La prossima volta il caffè lo offro io, mi raccomando, non rompere i coglioni. E la seconda persona è Antonio, un ragazzo che ho conosciuto in fila facendo la fila per Polazza Ceta, che praticamente mi ha detto che segue i miei video già da qualche tempo, che abbiamo passato insieme tutto il pomeriggio, mi ha dato consigli, abbiamo chiacchierato, veramente mi ha fatto molto molto piacere poterlo conoscere di persona. Quindi vi lascio a quella che è la parte che più sicuramente a voi interesserà, ovvero gli acquisti. Quindi, che dire, alla prossima Lucca Comics e godetevi tutti gli acquisti, tutta la roba che ho comprato, sperperando tutto il mio patrimonio. Quindi direi di non perderci in altre chiacchiere, di cominciare subito a farvi vedere cosa ho comprato. La prima cosa che faccio è una cosa che non ho comprato, ma è un volume di cui sono rientrato in possesso proprio durante l'edizione di questa Lucca, ovvero il primo numero di Detroit Metal City che avevo inviato a Caverna di Platone e al mio amico Enrico, che saluto entrambi, per farmelo autografare dall'autore che era presente al Napoli Comic Con di qualche anno fa. E poi tra una cosa e l'altra, fondamentalmente non sono più riuscito a rientrarne in possesso, e appunto in occasione di questa Lucca c'è stato anche modo per riaverlo indietro. Quindi grazie mille sia ad Enrico che a Caverna di Platone, a Domenico. Vi faccio vedere adesso tutta una serie di volumi che mi sono portato da casa da farmi autografare da alcuni autori presenti in fiera. Il primo è l'edizione definitiva del Corvo, perché questa edizione di Lucca era presente anche l'autore James O'Barr, che ha fatto una firma, un autografo con tanto di dedica. Sono riuscito a farmelo fare da dei miei amici, perché purtroppo ero in fila. Mi pare già subito il primo giorno per tutti gli autori della Panini. Poi sono riuscito a farmi autografare una serie di fumetti proprio Panini, nello specifico i due numeri di Next Wave Agents of Fate che mi ha autografato Stuart Immonen, questo qua, qui e questo qua, di qua.
serie bellissima, parodistica sul fumetto supereroistico, in particolare fumetti Marvel. E poi avevo qua delle variant, avevo una variant del New Ultimate Spider-Man di veramente tantissimo tempo fa, disegnato, questo era una cover per la Sara Pichelli e sono riuscito a farmela autografare. Poi una variant bellissima di Simone Bianchi, ovvero qua dell'ascesa di Thanos, che qua non si vede ma è autografato qua in alto. E poi, visto che c'era Matt Fraction, mi sono fatto anche autografare il primo numero di Occhio di Falco. Si vede qui un cuoricino che fa un centro dentro il bersaglio. Grandissimo Matt Fraction, ne parleremo più tardi dopo. E poi ho portato anche il primo numero di Drago Nero, perché era presente l'autore Stefano Vietti, che mi ha anche qui fatto una firma e una dedica sul volume. E dolcissimo in fondo era presente anche Paul Azzaceta, l'autore di Outcast, coautore di Outcast insieme a Robert Kirkman, l'autore di The Walking Dead. Mi sono fatto autografare le due cover del primo numero, vi faccio vedere solo di questa qua, perché l'altra l'ho già messo via, imbustata qui. Tra l'altro Azzaceta sarà ospite domani, che sto registrando di giovedì, domani venerdì 6 novembre sarà ospite dell'Ala Store di Milano, e appunto mi sto organizzando per partecipare a questo evento perché ci terrei abbastanza. Passando adesso allo stand Panini, cioè quello per cui acquisto sempre più roba, ovviamente con i soliti 30 euro di spesa veniva dato questo bellissimo borsone di Secret Wars, che è double face con di qua Star Wars. Quindi bello, sono stato molto contento. Ci sono anche tutta un'altra serie di merchandise. La prima cosa che vi faccio vedere è l'unico manga che ho comprato per la Panini Comics, ovvero il primo numero della Leggenda di Arslan, per cui mi hanno anche dato due spillette. Questa qua di Silver Spoon, che voi non vedete, e quest'altra che è proprio di Arslan Senki, Leggenda di Arslan in giapponese. L'ho acquistato perché a me piace molto come scrive Hiro Murakawa, l'autrice di Fullmetal Alchemist, e ho voluto appunto dare una possibilità anche a quest'altro suo fumetto. Per il resto è praticamente solo fumetto americano. La prima cosa che faccio vedere è la variant per il 200° numero di Thor in Italia, disegnata da Duncan Fragredo, bellissima. Poi ho recuperato il primo numero di Capitan America, il nuovissimo Capitan America, scusatemi, perché mi sono fatto autografare qui, probabilmente non lo vedete perché c'è il riflesso, da Stuart Timonen. Poi ho acquistato entrambe le variant del numero 0 di Secret Wars. Questa qua è la variant che è stata realizzata per l'occasione da Paul Renaud, che era presente in fiera e mi ha autografato qui appunto la variant. Paul Renaud non era l'unico ospite, infatti era presente anche un team di scrittori e disegnatori italiani che hanno realizzato Life Zero. Qua è l'edizione standard, e questa qua è la variant cover con 6 ante fondamentalmente in PVC, e anche questa era una variant esclusiva di Lucca. Non mi interessava molto, devo dire, poi però ho detto vabbè, insomma, ho un po' di soldini, posso prendermela. Sono presenti gli autori, che sono Stefano Vietti, già autore di Drago Nero, Marco Checchetto, disegnatore Marvel, e Andres Mossa, mi pare si chiami, che sono rispettivamente scrittore, disegnatore e colorista. Qui, anche qua, sono riuscito a farmi autografare sia la standard. Questa qua è la variant che ho però autografata dentro. Quindi Marco Checchetto, che è uno dei miei disegnatori Marvel preferiti, ma italiani e non, perché è veramente un artista di gran talento. Inoltre, con l'acquisto di Life Zero veniva regalato questo cordino con presente sopra il logo appunto del fumetto, e acquistando anche la variant veniva regalato un poster sempre disegnato da Marco Checchetto, con dietro anche la mappa del mondo appunto di dove si muovono i nostri personaggi, a quanto pare colpiti da un'epidemia zombie. E per concludere ci sono ancora un paio di cose, a parte che vabbè, mi hanno regalato anche la spilletta di Groot disegnata da Scotty Young. Avevo capito che ogni 10 euro di spesa avrebbero regalato una spilletta, a me ne è andata una sola, probabilmente hanno un po' smaronato, peccato perché le altre erano veramente carine. Infine ho acquistato, giusto anche per fare un po' di numero, il primo numero di Road to Secret Wars Ultimates, ovvero gli Ultimates scritti da Jonathan Hickman, disegnati da Isa Drivich, che è il mio disegnatore Marvel preferito, che appunto dovrebbe
gettare le prime basi per quella che sarà il nuovo evento Secret Wars che partirà proprio in Italia tra qualche mese. Tra l'altro è un'edizione molto buona perché sono 12 euro, un volumetto abbastanza grosso, al prezzo di 12, contenente i primi 6 numeri della, appunto, di questa testata, quindi insomma prezzo abbastanza conveniente. E infine, per quanto riguarda Panini Comics, ho acquistato anche la nuova edizione del Neonomicon, scritto da Lamour e disegnato da Jason Burrows, al prezzo di 17 euro mi pare. E mi è spiaciuto perché tecnicamente questo fumetto doveva uscire in tandem con Providence, sempre di questo team, però a quanto hanno detto non è stato ancora mandato alle stampe, peccato, perché ci tenevo veramente molto a leggere anche quest'altra opera di Moore che si ispira non poco ai miti di Lovecraft. Come vi dicevo prima, unico acquisto per Salda Press è stata la blank cover di Outcast numero 5, perché l'ho acquistato praticamente per velocità, fondamentalmente, perché nei momenti in cui sono passato lo stand Salda Press c'era appunto Paula Zaceta che firmava e schicciava ai suoi fan. Allora ho detto: senti, dammi una cover bianca, mi metto in fila e mi faccio fare anche uno sketch. Solo che nel momento in cui praticamente mi sono messo in fila, lui ha smesso di fare sketch, disegnava soltanto questi piccoli personaggini qui, e alla fine mi sono comunque accontentato. Vi ripeto che Paula Zaceta sarà presente domani allo stand all'Alastor di Milano, quindi insomma avrò modo comunque di ottenere un suo sketch. Passiamo adesso a edizioni Star Comics, per cui fondamentalmente ho comprato una sola cosa, ovvero il primo numero della ristampa dell'emblema di Roto, scritto e disegnato da Kamui Fujiwara, che sto venduto al prezzo di 8 euro mi pare. Comprato un po' per nervosismo, perché sono stato Gianluca insieme a un mio amico che praticamente è stato talmente sculato da vincersi nel giro di 3 giorni 2 sketch di Stuart Timonen e uno di Paul Renaud. E non contento, si è vinto anche il cartoncino di appunto Kamui Fujiwara, che era ospite di Star Comics per farsi fare un autografo. E un po' per nervosismo mi sono lanciato anche allo stand, adesso voglio vincerlo anch'io. E il ragazzo che era presente allo stand mi ha fatto provare una volta in più fondamentalmente, poi devo dire che è un po' imbrogliato, perché tirando su due palline, vedendo che una era arancione, cioè quella vincente, e una era bianca, ho fatto cadere quella bianca, e quindi sono riuscito anch'io ad aggiudicarmi questo Shikishi autografato da Kamui Fujiwara. Questo non è niente di che, ovviamente, però comunque è sempre una cosa figa da poter esporre nella propria collezione, da poter inserire nella propria collezione di autografi. Non continuerò sicuramente questa ristampa, anche perché prima di tutto costa 8 euro a volume, sono dei volumi grossi, saranno mi pare 15, e se siete fan può valer la pena, perché è pieno di pagine a colori, materiale in più, ci sono frontespizi, ci sono tanti interventi dell'autore, però diciamo che per la storia che è non mi interessa più di tanto, e devo anche dire che praticamente ho concluso il recupero proprio di questa serie grazie a questa edizione di Lucca. Altro stand per cui ho comprato veramente tantissima roba è lo stand della DAO, che mi hanno regalato questa bellissima borsa Look is Beautiful, veramente bellissima. E appunto mi sono comprato anche un po' di loro volumi, tra l'altro veramente delle persone, degli editori fantastici. Purtroppo il primo giorno ho lasciato al loro stand il primo numero di Sex Criminals che ho acquistato da loro, e me ne sono praticamente dimenticato fondamentalmente. Sono tornato il giorno dopo dicendo: guardate, dietro lo sketch ho fatto la foto con loro, così ho dimenticato il volume qua, se per caso l'avete trovato sapete che è il mio. Mi hanno prontamente fornito un'altra copia che è stata già subito autografata e appunto dedicata da Chip Zdarsky e Matt Fraction, regalandomela. Quindi veramente sono stati gentilissimi, efficientissimi, veramente non so più come dirvelo, veramente la Bow Publishing si merita tutti i premi che sta vincendo in questo periodo. E direi di cominciare appunto con quello che ho comprato al loro stand, che per l'occasione presentava il secondo numero di Black Science, che come ben sapete ho apprezzato molto il primo numero, questo solito prezzo di 14 euro, prezzo standard Bow Publishing. Sabato era presente il disegnatore Matteo Scalera, che ho già conosciuto, già incontrato all'Alastor di Milano qualche mese fa, e per l'occasione mi sono fatto fare un altro suo sketch, che è questo Daredevil, che è veramente fantastico. Devo ancora decidere se sostituirlo a Hellboy, già l'Hellboy che mi aveva disegnato lui, oppure semplicemente
metterli entrambi, appenderli entrambi. Come vi ho citato prima, ho preso anche il primo numero di Sex Criminals. Questo, ah, tra l'altro, Black Science 2, me sono anche riuscito a far autografare la scalera. Appunto, Sex Criminals volume 1, che mi sono fatto autografare da Matt Fraction e Chip Zdarsky, che disegnano piselli e vagine ovunque. Non solo, ma sono riuscito a farmi fare ben due sketch. Il primo l'ho fatto la prima sera, me lo sono fatto fare la prima sera della protagonista femminile di questo fumetto. Il secondo, l'ultimo giorno, ero lì e ho detto, dai, me ne faccio fare un altro un po' particolare. Praticamente gli ho chiesto di disegnarmi, visto che Chip Zdarsky si è presentato allo stand della BAO l'ultimo giorno vestito da Flash. Ho detto, senti, mi disegni te vestito da Flash e Fraction vestito da Thor. E quindi mi sono portato a casa questa cosa, questa chicca molto, molto figa. Però l'idea di che fondamentalmente ho solo una cosa del genere, posso avercela soltanto io, è fantastica. Ma non solo, Matt Fraction non era da solo, infatti si è portato dietro la mogliettina Kelly Sue DeConnick, che è veramente un tesoro di donna, che ha presentato allo stand BAO altri suoi due libri. Il primo è il primo numero di Beach Planet, che sono riuscito a farmi autografare. Tra l'altro ho fatto una figura di merda, perché quando l'ho vista lì ho detto, puoi disegnarmi qualcosa? E mi ha detto, io non so disegnare, scrivo soltanto, perché praticamente ho fatto confusione. E regalava anche i tatuaggi, appunto, di questo fumetto, che ho comprato appunto un pochino, un po' per caso, però ho sentito anche gente parlarne bene, sono curioso di leggerlo. E poi, sempre di Sue DeConnick, il primo numero di Pretty Deadly, era presente anche allo stand Emma Rios, la disegnatrice, e anche qua sono riuscito a farmi autografare e sketchare. Mi ha disegnato questa donna, perché nel momento in cui sono arrivato io finiva di fare gli sketch e allora cominciavo a disegnare a tutti i presenti questa donnina sui fumetti. Quindi questo è quello che ho preso dalla BAO. Nuovamente complimenti ancora per organizzazione, per efficienza, per anche un po' di umanità che hanno dimostrato, perché se la meritano veramente tutta. Ho poi effettuato anche qualche recupero presso diversi editori. Il primo che vi faccio vedere qualcosa è il circuito di Magic Press e Mondadori. Ho recuperato il primo romanzo di Dragonero, scritto da Stefano Vietti, spin-off letterario appunto della saga fumetti, che è uscito in questa edizione bestseller al prezzo di 13 euro anziché 17, edizione cartonata, grossa, fighissima. E allora gli ho detto, vabbè, prendo questo qui. Poi ho recuperato altri due numeri di Hellboy, il numero 6 e il numero 7, che sono i numeri 6, Strani Luoghi, e il numero 7, La Strega Troll e altri racconti. Pian piano anche qua sto completando la mia collezione di numeri di Hellboy. Poi mi sono fatto, mi sono concesso anche questo sfizio, perché mi hanno detto, guarda, se ti stai prendendo bene con Lovecraft, dovresti leggere questa storia. Allora ho comprato il primo numero di Lock and Key, Benvenuti a Lovecraft, scritto da Joe Hill e disegnato da Gabriel Rodriguez. Penso che questa sia la coppiata vincente. E anche qua non vedo l'ora di leggerlo appena avrò smaltito tutta la mia serie di letture di quest'ultimo periodo. E infine, visto che il primo numero, che è uscito qualche mese fa, mi aveva lasciato, diciamo, una buona impressione tutto sommato, ho voluto recuperare anche il secondo numero della nuova edizione di 13, un fumetto francese che ha veramente insegnato la storia del fumetto francese, edito da Magic Press in questa edizione bellissima, bei cartonati grossi, al prezzo di 8 euro. Quindi all'epoca dissi, no, beh, non mi fa impazzire così tanto, sono comunque 8 euro in più che devo spendere per questa cosa, diciamo che al momento voglio dare priorità ad altre cose, bla bla bla. Però in questa occasione mi sono concesso anche questo tipo di recupero. Passando poi ad altri stand, ho recuperato finalmente, dopo tantissimo tempo, un fumetto di Don Zauker, scritto da Emiliano Pagani, disegnato da Daniele Caluri, Santo Subito, il primo numero di questa serie di fumetti satirici, non antireligiosi, ma che non si risparmiano critiche molto pungenti, molto pesanti sulla Chiesa. E gli autori sono presenti come ogni fiera con il loro stand, e mi sono fatto autografare e sketchare questo volume, facendomi anche personalizzare la frase detta appunto dal nostro prete, il maligno me lo puppa, che è una delle frasi mie preferite, più belle da dire quando stai in giro. Allo stand 001 ho recuperato anche un altro paio di cose che erano uscite proprio in occasione della fiera lucchese. Il primo è il primo numero dell'integrale di Elfquest.
al prezzo di 19 euro, un bel mattoncione, bello grosso, che fondamentalmente è, questo è uno dei fumetti che io leggevo quando ero piccolo. Compravo i volumetti presso i banchetti di fumetti di antiquariato quando passavo il mercatino per la mia città, e poi andando avanti nel tempo li ho persi, ho recuperato giusto qualche numero, ma adesso appunto 001 ha annunciato questa ristampa integrale di tutte le storie e ho detto vabbè dai, senti, comincio a prendere il primo numero, vediamo un po' se il viale dei ricordi mi giova. Sicuramente non gioverà il mio portafogli, però ho voluto togliermi anche questo sfizio. E poi è uscito finalmente un'edizione un pochino più economica rispetto già a quella proposta da 001 di L'Eternauta, proposto in questo formato praticamente uguale a quello dell'altra edizione, che però viene convenuto mi pare a 45 euro, un prezzo un pochino eccessivo. Io stavo cercando anche l'edizione quella dei classici del fumetto di Repubblica, però finalmente ho potuto recuperare questo pezzo del fumetto mondiale a un prezzo tutto sommato contenuto, perché è un bel numero di pagine. Tra l'altro quell'edizione dei classici del fumetto di Repubblica perdeva la pubblicazione su praticamente linea orizzontale, era pubblicato con il formato classico, piccolino, e sono stato contento comunque di poter recuperare questo fumetto in edizione del genere. Allo stand 1 era presente un autore di cui fondamentalmente non è che non me ne fregasse niente, però fino a quando non ho visto come disegnava o così, ho detto vabbè dai, provo a buttarci qualcosa e vedo se riesco a farmi fare anche qualche sketch. Sto parlando di Tony Sandoval, per il quale ho recuperato Doom Boy, appunto edito da Tunue, questo qua costa 14,90. Erano presenti anche tutta una serie di altri suoi fumetti, c'era anche la mostra delle sue opere che purtroppo non sono riuscito ad andare a vedere, e gli ho chiesto uno sketch, però è riuscito soltanto a farmi una dedica con un piccolo teschietto su questo volume. Anche questo, quando avrò smaltito un po' di cose da leggere, sicuramente gli dedicherò del tempo. Passando poi allo stand Bonelli, ho recuperato la variant di Morgan Lost, che è stata proposta per l'occasione, al prezzo di 6 euro, disegnata da Giuseppe Camuncoli, una storia che mi è piaciuta molto, come ben saprete, vi lascerò il link del video apposito. E poi soprattutto sono presenti anche tutta una serie di dossier, interviste con, penso con Chiaverotti, con l'autore di appunto di questo fumetto, sì. E appunto sono stato contento di recuperarmi questo. C'erano anche le variant di Dylan Dog, di Orfani Nuovo Mondo e di Zagor. Tutte quante veramente molto belle, peccato che costano 6 euro l'una. Il prezzo è un pochino proibitivo. Prezzo proibitivo anche per la ristampa, finalmente, portata da Sergio Bonelli editore, del romanzo di Dragonero, Le origini, proposto al prezzo di 28 euro, però comunque è un bel volumone, bello grosso, cartonato e completamente a colori, cosa che prima per l'edizione precedente, mi pare del 2007-2008, non fu fatta. E appunto questo finalmente è stato ristampato, questo pezzo delle origini di Dragonero, queste appunto sono le origini di Dragonero. Se vi sta piacendo il fumetto, vi piacerà sicuramente, e potrete evitare di spendere 80 euro per recuperare l'edizione, quella bruttissima, ormai vecchissima, della Bonelli, del romanzo che è uscito un po' di anni fa e che appunto su eBay viene venduto a prezzi veramente esorbitanti. Acquisto fatto un po' per caso è I diari del massacro di Shintaro Kago, questo qui è edito da Ikari, il prezzo di 18 euro. Avrei voluto comprare Fraction, innanzitutto l'ho comprato un po' per caso perché l'ultimo giorno, a differenza degli altri giorni, l'autore era presente in pianta stabile allo stand, quindi ne ho approfittato per farmi fare un autografo e dedica sul volume. C'era anche l'altro suo fumetto, Fraction, che però purtroppo quando sono andato io ad acquistarlo era terminato, quindi ho detto vabbè, ci provo. Vediamo se riesco a farmi fare uno sketch, un disegno, comunque un autografo. Ci sono riuscito, sono stato molto contento, più che altro perché ho detto chissà quando mai mi ricapiterà un'occasione del genere di incontrare un fumettista giapponese di questo calibro, e appunto ho voluto proprio approfittarne un po' della situazione. Ho voluto anche approfittare della situazione presso lo stand Coconino, perché c'era il 25% di sconto su tutto quello che avevano portato al loro stand, e ho recuperato l'integrale dello Scontro Quotidiano di Manuel Arsenet,
venduto originariamente al prezzo di 23 euro, comunque anche questo è un bel volumone, appunto col 25% di sconto l'ho pagato circa 16-17 euro. Questo qua l'ho recuperato perché ne ho sempre sentito parlare molto bene, soprattutto da 88 Ferro, e ho voluto appunto diciamo approfittare di questa occasione, di questo forte sconto, per accaparrarmi la mia copia e poi trarne un mio giudizio quando appunto riuscirò a leggere anche questo. E per quanto riguarda gli editori, l'ultimo acquisto è stato l'integrale di Battaglia di Recchioni e Leomax. Questo venduto al prezzo di 34,90 euro, un prezzo abbastanza proibitivo, un pochino... però comunque è una bella edizione, sembra molto, è molto più piccola di quella rispetto a quella di Bone della Bao, però comunque l'idea è la stessa, copertina in cartoncino, molto morbido, e appunto il prezzo è sempre quello. Tra l'altro sono riuscito a farmelo autografare e non credo schiacciare, perché questo non penso che sia un disegno fatto al momento, da alcuni disegnatori. Ci tenevo anche ad avere l'autografo di Recchioni, solo che l'ultimo giorno, cioè il giorno ultimo che sarebbe stato presente allo stand, non è stato bene, è stato ricoverato in ospedale durante la notte e non ci sono riuscito. Ci sarà sicuramente qualche altra occasione per portargli la mia copia e farmela firmare. Sono poi stato nella Self Area, ovvero tutto un padiglione, una serie di stand dedicati agli autori che stanno muovendo i primi passi all'interno del fumetto, del mondo del fumetto. E per l'occasione sono riuscito a recuperare in anticipo, rispetto alla data di uscita, la mia copia di Prussiani contro Alieni, di Davide La Rosa, Riccardo Pieruccini e Mattia Zoanni, che appunto a cui ho partecipato al crowdfunding. Non credo ci sia il mio nome, perché a quanto pare solamente quelli che donavano, mi pare da 22 euro, una cosa del genere, potevano avere la possibilità di trovare il proprio nome sulla propria copia. Dovrei darci un'occhiata, devo ammetterlo. Comunque sono contento di aver contribuito alla creazione di questo fumetto, che adesso non vedo assolutamente di leggere. E poi, come l'anno scorso, ho comprato il secondo numero di Yamazaki 18 Years, di questo trittico di autori, ovvero Manuel Simeoni, scusatemi, ho un vuoto, Valerio Schiti e David Messina. Solo i primi due erano presenti allo stand, David Messina è venuto penso l'ultimo giorno, e come l'anno scorso, con l'acquisto di un volume c'era anche la possibilità, oltre a farsi autografare dagli autori presenti. Tra l'altro faccio notare che la cover è disegnata da Marco Checchetto, un'altra piccola chicca. Appunto, con l'acquisto del volume c'era anche la possibilità di farsi fare uno sketch. E dato che sono stato indeciso tra un Hellboy di Emanuele Simeoni e un disegno di Valerio Schiti, perché di Simeoni già ne ho qualcuno, alla fine ho ceduto per quello di Schiti, mi sono fatto disegnare un bellissimo Venom dei Guardiani della Galassia. Devo dire che, anche se all'inizio non ero convintissimo di questo nuovo outfit del personaggio, questo sketch mi piace veramente molto. E poi a fianco al loro stand c'era quello delle Trackers, che presentavano il loro fumetto Six and Destroy. Allora, queste qua sono altre sei fumettiste, perché sono tutte delle signore, giusto due nomi, Sara Pichelli ed Elena Casagrande, che sono penso le due più importanti, non voglio poi fare torti a nessuno, appunto, che presentavano questo primo loro fumetto scritto ben a 12 mani. E sono stato contento di dargli dei miei soldi. Anche con questo c'era la possibilità di farsi fare uno sketch da una delle disegnatrici presenti. Io ho chiesto gentilmente ad Elena della Casa Grande di potermi fare lei lo sketch e di disegnarmi una Scarlet, che mi ha fatto su questo foglietto. Sono stato anche qua molto contento, perché è veramente veramente bello, mi piace molto come disegna lei nella Casa Grande. Anche questo non vedo l'ora di incorniciarlo e di appenderlo da qualche parte. Acquisto che non è un acquisto, questi qua sono dei gadget che regalavano allo stand della Fox, facendo una specie di pesca dentro questo barile pieno di finti pezzi di carne morta. C'era la possibilità di vincere tutta una serie di premi a tema The Walking Dead e Outcast. Io mi sono vinto un occhio zombie, carino. C'era anche la possibilità di vincere un'anteprima per l'episodio che è andato in onda, mi pare qualche giorno fa, sulla Fox. E poi il ragazzo che rappresenta lo stand mi ha regalato, cercando di non farsi vedere dai suoi colleghi, perché questo qua l'ho visto di sfuggita, un quadernetto di Outcast,
Questa è la parte del fumetto e girandolo diventa quella della serie televisiva, che questo qua verrà tenuto da qualche parte, mai usato. E non solo, venivano anche distribuite delle locandine pubblicitarie della nuova serie appunto di Outcast, che arriverà da noi, spero il più breve possibile. Tra l'altro sono delle locandine a tiratura limitata, io alla fine sono riuscito a rubarne un due o tre. Questa qua è la copia 125 su appunto 1300. Sono stato abbastanza contento di essermi accaparrato queste cose. Concludiamo questo video che sta diventando troppo lungo con dei recuperi di fumetto semi d'antiquariato, ma così non è. Come vi anticipavo prima, ho recuperato i numeri dell'emblema di Roto pagati praticamente 1 euro l'uno, che mi servivano per completare la mia collezione ed evitare così di dover spendere 8 euro per ogni volume di quella nuova. E a una solita bancarella che è presente tutti gli anni, appunto fuori all'interno delle mura, ho recuperato il primo numero di Concrete di Paul Chadwick. Questo qua al posto di 18 euro veniva venduto a 10. Ho detto vabbè, risparmio praticamente il 50%, lo posso lasciare lì. No, allora me lo sono portato a casa. Ho preso su veramente un casino di roba, però quest'anno avevo le spalle un pochino coperte, mi sono voluto concedere anche una serie di sfizi, di togliermi un po' di, come dire, di sassolini dalla scarpa e di comprarmi cose belle e fighe. Sono molto contento delle cose che ho comprato, sono molto preoccupato di dove infilarle adesso perché non ho praticamente più spazio. E niente, vi ringrazio se avete visto il video fin qua, noi ci vediamo in un prossimo video e soprattutto ci vediamo alla prossima edizione di Luca Comics and Games 2016. Ciao belli!